Sondrio è sempre più sostenibile. Ci pensa il vice sindaco Francesca Canovi a illustrare i progetti previsti per la tutela dell'ambiente in città. Per la sostenibilità ambientale l'amministrazione di Sondrio è impegnata su vari fronti, innanzitutto per quanto riguarda le politiche di efficientamento energetico sugli edifici comunali, palazzetti sportivi, piuttosto che sugli edifici scolastici. Poi avremo la riqualificazione, un efficientamento energetico per quanto riguarda tutta l'illuminazione della città di Sondrio. Verranno sostituite le lampade, i corpi illuminanti a LED, quindi che comporteranno un risparmio energetico e sicuramente anche una riduzione dell'inquinamento luminoso. Siamo impegnati anche sull'ampliamento delle piste ciclabili, delle colonnine elettriche, delle ricariche elettriche in città. Abbiamo inaugurato la ciclo-officina, questo per implementare l'utilizzo della bicicletta come mezzo green. È stato introdotto nella mobilità urbana una navetta elettrica. Questi sono i principali temi su cui l'amministrazione sta puntando. Stiamo anche valutando molto bene insieme alle altre amministrazioni la possibilità di entrare, di sfruttare il nuovo istituto delle CER, delle comunità energetiche economiche, per cercare di avere sempre dei sistemi che utilizzano delle fonti rinnovabili e fonti pulite. Sul fronte anche della divulgazione di questi temi, perché è assolutamente fondamentale che i cittadini siano consapevoli di queste conseguenze negative. Anche tramite il Sondrio Festival questi temi sono già stati toccati varie volte e grazie a questi documentari, a queste immagini molto impattanti, riusciamo ad arrivare al cuore delle persone per farli rendere consapevoli e per far sì che possano adottare dei comportamenti anche nel loro quotidiano sempre più sostenibili.